Una buona serata e un ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la pagina dell'informazione nell'edizione serale delle ore 19. Le notizie da Genova e dalla Liguria. Come sempre il nostro telegiornale lo apriamo con i dati Covid registrati nella giornata di oggi. Li leggiamo insieme. Sono 10 nuovi positivi rispetto a ieri, 2.950 i tamponi e 2.253 i test antigenici. Calano fortunatamente di 7 unità rispetto alla giornata di ieri, gli ospedalizzati si attestano a 35, 8 le terapie intensive in questo caso rimangono inalterate rispetto alla giornata di ieri, un decesso viene registrato nella giornata di oggi. 14.753 invece sono i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore. Questo era il bollettino Covid-19 nella nostra regione martedì 22 giugno. Apriamo ufficialmente il nostro telegiornale con la pagina dedicata al mondo del lavoro. Protesta questa mattina da parte dei lavoratori dell'Ilva con tanto di blocco del traffico sulla Guido Rossa, inevitabili le ripercussioni su tutto il traffico cittadino. La motivazione l'abbiamo ricordata più di una volta, si richiede un intervento deciso da parte di Invitalia che ha acquisito, lo ricordiamo, proprio la maggioranza del gruppo ArcelorMittal. Il servizio di apertura. Dopo l'incontro con Acciaierie d'Italia, questa mattina i lavoratori scendono in piazza. Intanto qual è stato l'esito dell'incontro e quali le motivazioni di questa mattina? L'esito è stato un mancato accordo sostanzialmente, perché c'è un insistere da parte dell'azienda per questa cassa integrazione, giustificandola con una crisi del settore. Una crisi del settore che non esiste, anzi in particolare sul tipo di lavorazione che fa lo stabilimento di Cornigliano ci sarebbe una richiesta che è inevasa per mancanza di materia prima in particolare, che noi speriamo che arrivi anche da altri siti di Arcelor, ma su questo aspettiamo qualche risposta anche da parte del governo. E la manifestazione e l'assemblea di questa mattina va proprio in questa direzione. Ora il governo ha una parte, Invitalia e il governo quindi hanno una parte importante all'interno dell'azienda. Credo che non possano continuare a lasciare che sia ArcelorMittal a decidere le strategie di questa azienda, pur nella consapevolezza di quello che succede a Taranto, che è sicuramente un altro grande problema, perché qua parliamo della spina dorsale dell'acciaio in Italia. Dopodiché questo è uno stabilimento che ha le capacità e la possibilità di funzionare, l'importante è che arrivino materie prime e che si decida di farlo funzionare per quella che è la richiesta che c'è sul mercato di questo tipo di lavorazione. Questo per quanto riguarda la protesta andata in atto questa mattina, come avete visto, con tanto poi di lavoratori che hanno bloccato per un paio di ore la strada Guido Rossa. Proprio sulla questione Ilva ArcelorMittal si è espresso anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che dopo un dialogo avuto proprio in mattinata con il Ministero dello Sviluppo Economico ha rassicurato sull'arrivo di forti investimenti proprio sul comparto dell'acciaio, in attesa ovviamente che il Consiglio di Stato si esprima anche su quello che invece è lo stabilimento proprio di Taranto. Ho sentito nel corso della mattinata il ministro Giorgetti, ritengo che sulla cassa integrazione vi sia un tema di trattativa industriale all'interno dell'azienda, ma quello che interessa di più credo i lavoratori tutti e sicuramente la città di Genova e le istituzioni del territorio ligure è sapere quale futuro per l'acciaio nella nostra città, nella nostra regione e nel nostro paese. Da questo punto di vista il ministro Giorgetti mi ha rassicurato, come più volte ha fatto, che il governo intende investire nella filiera dell'acciaio. Stiamo attendendo la sentenza del Consiglio di Stato per dare un quadro normativo ovviamente stabile a tutta la situazione, dopodiché si svolgerà l'assemblea di Ilva, entrerà finalmente Invitalia e lo Stato con tutto il suo peso e si potrà guardare al futuro di un mercato peraltro che in questo momento con una ripresa con i numeri che vediamo è un mercato che può avere ambizioni di crescere in modo importante. Ritiene che Genova sia legata però al destino di Taranto? Avete parlato della possibilità di agire in maniera parallela. Beh, sarà la nuova proprietà Invitalia a dover dettare poi un piano industriale che sia coerente.
È chiaro che Taranto è la madre di tutte le lavorazioni a monte, quindi pensare a una Genova totalmente senza Taranto la vedo complicata, ma non sta alla regione fare i piani industriali. E l'avete visto proprio in questo servizio il governatore della Liguria, Giovanni Toti, anche perché proprio questa mattina, sempre in sala trasparenza, si è stipulato proprio l'accordo tra il Ministero della Difesa e la Regione Liguria con una convenzione triennale atta in questo caso a promuovere la donazione di sangue nella nostra regione e allo stesso tempo favorire anche quelle che saranno le collaborazioni con le varie associazioni territoriali incentivando la formazione del personale. In questo l'accordo prevederà un coordinamento tra virgolette molto stretto con i coordinatori regionali. La Liguria ha un potenziale di circa 10.300 possibili donatori militari disponibili, una significativa concentrazione sulla Spezia, dove è presente anche la Marina Militare, un centro di raccolta sangue che mi dipende dal punto di vista della dipendenza tecnica. È un accordo importante, un accordo che si porterà a completamento, spero, in tempi molto brevi con tutte le regioni italiane. Beh, è un accordo importante di cui ringrazio ovviamente l'esercito con cui stiamo per firmare una convenzione che speriamo possa garantire un maggior numero di donatori di sangue alla nostra regione e, come sapete, garantire un periodico e stabile rifornimento di plasma alle nostre strutture ospedaliere è un requisito, anzi un prerequisito fondamentale perché questa possano tornare ad operare. Il fatto che lo si faccia oggi in qualche modo spero che sia anche un segnale ben augurante per quella ripresa del Paese, ma più in generale del nostro mondo e in particolare del sistema sanitario che deve ripartire per tutto quello che è stato fino ad oggi in qualche modo compresso dallo sforzo di contenimento del Covid e quindi ci possa portare poi evidentemente a un ritorno alla normalità anche da un punto di vista della cura che ci dobbiamo prendere dei cittadini. Alla firma di questo accordo era presente, come avete visto anche nelle immagini, il generale Roberto Rossetti, che ricordiamo è proprio il consigliere sanitario del commissario Figliuolo, proprio all'interno della campagna di vaccinazione. È stata una importante occasione anche per rivolgere alcune domande e per sentire proprio un suo parere su quello che è l'andamento della somministrazione dei vaccini nella nostra regione. Ascoltiamolo. Volevo sottolineare come la Liguria sin dalle prime fasi della campagna vaccinale ha capito in maniera importante come la strategia vaccinale non dovesse essere solo quantitativa e quindi rivolgersi solo agli hub, ma anche qualitativa. Infatti la Liguria è stata un modello che inizialmente ha coinvolto le farmacie territoriali e i medici di famiglia e poi i pediatri per andare a cercare di vaccinare il più possibile le fasce fragili, quindi gli over 90, gli over 80 e gli over 70, e su questo ha raggiunto un ottimo risultato. E lo sforzo che rimane da fare è ora vaccinare il più possibile le fasce d'età dei più giovani, perché è vero che anche qui, vedendo i dati di oggi della Liguria, le percentuali sono ancora piuttosto basse per tutto quello che è successo. Però c'è ancora tempo e spazio per concludere al meglio la campagna vaccinale a settembre e poter ritornare nelle scuole con aperture speriamo totali. E sicuramente la chiarezza sulla tipologia di vaccino che adesso appare essere quella di Moderna e Pfizer possa rassicurare i giovani. Sicuramente le manifestazioni, mi è capitato di stare domenica allo Stadio Olimpico in occasione dell'ultima partita della Nazionale a Roma e ho visto che molti giovani presentavano il certificato vaccinale perché erano ovviamente entusiasti nell'entrare in quella manifestazione, quindi probabilmente un veicolo per portare i giovani alla vaccinazione potrebbe essere il poter partecipare a manifestazioni anche musicali oltre che sportive e facendo le campagne vaccinali in sicurezza con i vaccini che abbiamo detto prima. Adesso apriamo anche la pagina dedicata agli spettacoli che fortunatamente riprendono e riprendono anche alla grande nella nostra città. Infatti è stata presentata proprio questa mattina nella splendida cornice di Villa Imperiale proprio a Genova la rassegna di spettacoli Ridere d'Agosto ma anche prima. Pensate, è giunta quest'anno alla sua 31ª edizione. Nel servizio scopriamo quali saranno le novità di questa edizione 2021.
Che edizione sarà? Sarà anche l'edizione della ripartenza? Sì, diciamo di sì, anche se noi anche l'anno scorso per fortuna siamo riusciti a fare la nostra 30esima edizione, che è andata bene, dovessi dire, e questa è la nostra 31esima edizione e quindi ripartenza, perché siamo stati fermi con gli spettacoli invernali in buona parte, però come estate diciamo che è una continuazione per fortuna, però è una ripartenza proprio diciamo per il pubblico, per la comunità, perché è il momento in cui si ricomincia ad uscire, a vedere gli spettacoli dal vivo, cosa a cui noi teniamo tantissimo. Speriamo che il pubblico risponda. Noi abbiamo fatto un cartellone di 19 spettacoli, Villa Imperiale e Porto Antico, che sono le nostre location storiche, e Porto Antico, Arena del Mare e Piazza delle Feste, a Villa Imperiale, dove adesso ci troviamo, è la solita location, solita nel senso positivo del termine, perché veramente ci siamo da 31 anni, ed è veramente storica, ci fa piacere che la gente riscopra sempre questo luogo proprio perché ha una sua particolarità, tenendo conto che poi è anche sede di una biblioteca e quindi è importante. Entriamo un po' nello specifico, un bel cartellone con tanti nomi, insomma c'è tanta carne sul fuoco per accontentare un po' tutti. Sì, assolutamente, noi abbiamo nomi come, ci teniamo, i Bruciabaracche, con cui collaboriamo da tanto e che quest'anno tornano all'Arena del Mare, l'anno scorso non era stata allestita, e poi abbiamo Drusilla Foer e Paolo Conticini, e in Piazza delle Feste Andrea Di Marco con lo spettacolo nuovo. Ci teniamo particolarmente perché questi sono, soprattutto in questo caso Drusilla e Conticini, sono proprio attori di teatro a tutto tondo e che fanno uno spettacolo con musica e particolarmente per il pubblico particolarmente fruibile e ovviamente brillante. E Andrea Di Marco, lo spettacolo nuovo, tutti ormai lo conoscono, però lui si rinnova perennemente. A Villa Imperiale abbiamo una serie di spettacoli brillanti, fra cui anche Daniele Racco, che ritorna anche qui con lo spettacolo nuovo, commedie e anche spettacoli per bambini, cosa che facciamo perennemente, ne abbiamo tre, e speriamo che i bambini anche che ne hanno molto bisogno riescano a venire dal vivo. Teniamo conto che qui noi facciamo dei campus teatrali che sono giusto adesso qui a Villa Imperiale, per cui coltiviamo anche e facciamo in modo che i bambini possano continuare ad uscire. E dopo il mondo dello spettacolo apriamo anche la pagina e chiudiamo con lo sport. Infatti nel quartiere di Oregina nei giorni scorsi è andata in scena la grande festa dedicata alle discipline sportive delle arti marziali. Per noi c'era Luca Lavaggetto. Un ring di 6 metri per 6 e il tatami intorno per la festa delle arti marziali e dello sport da combattimento organizzata presso l'ostello Oregina dai dirigenti sportivi e maestri Massimo Pedemonte e coach William. Si sono radunate molte società dello stesso settore con ben 18 scuole, esibizioni di tutti i generi, di tutti i tipi per un pomeriggio che ha lasciato il segno in modo positivo grazie anche alla disponibilità della società Nuova Oregina del presidente Gemelli, protagonista con la riqualificazione urbana del quartiere. Ad Oregina, festa dello sport da ring, arti marziali, sport come inclusione dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto, comunque un bel pomeriggio, una bella manifestazione. Ma devo dire che gli organizzatori sono stati veramente bravi, intanto a organizzare un altro evento subito dopo la pandemia, e quindi è stata una cosa non facile, ma soprattutto in un luogo da poter, così come hanno fatto loro, reinventare e recuperare. I tanti ragazzi che oggi sono qui testimoniano insomma l'importanza di ripartire facendo grande sport, e gli atleti che ho potuto insomma vedere pochi minuti fa sono veramente di qualità. Quindi Gemelli ha fatto come sempre un ottimo lavoro con il suo team e con la Nuova Oregina. Ma quello che possiamo dire è che oggi è stata la giornata che ha consacrato un po' i sacrifici che abbiamo dovuto fare tutti, come sia maestri che istruttori, allievi, atleti delle varie palestre di Genova, ma non solo di Genova, ma di tutta la Liguria, per quanto concerne le arti marziali e discipline sport da ring, a causa appunto della situazione pandemica che per forza di cose ha dovuto bloccare le attività per quanto concerne gli sport da contatto. Oggi abbiamo voluto fare questa giornata di festa delle arti marziali e degli sport da ring proprio per dare il giusto tributo
a tutti quegli atleti, maestri e istruttori che, pur essendo in pandemia, hanno cercato di fare in modo e maniera di mantenere un minimo di attività. Questa per noi era l'ultima notizia, come sempre grazie per aver scelto la nostra pagina dell'informazione. Noi ritorniamo tra un'ora esatta, nel frattempo vi auguro un buon proseguimento con i programmi della nostra emittente. Buona serata.